per i fanatici del Made in USA, l'avrete già visto su qualche video, mi tocco perché sono, ho già le mani sporche perché ho ravanato nel sacco, per gli amici dicevo del USA, un'anteprima nazionale, ma che dico nazionale, europea, ma che dico europea, anteprima mondiale, i nuovi log della Blues Hog. Guardate, sostanzialmente il processo è lo stesso che si fa per ottenere le brichette Blues Hog, e delle quali vi dico che la dichiarazione del costruttore è 100 per una brichetta di 100% puro hardwood, il mix di legni è lo stesso del carbone della Blues Hog, quindi è un misto fra quercia, betulla, carpino, sono diversi legni, e pressati senza l'additivi, senza additivi, senza dei fillers che ci sono, che si trovano nelle brichette economiche, o le brichette quelle che trovate al brico, le brichette più commerciali, no? Hanno l'amido di mais. Le brichette Blues Hog e i logs Blues Hog non ce l'hanno, per cui non hanno questo spesso cattivo odore che fanno gli altri combustibili in accensione. Ripeto, come le brichette, il carbone è al top, cioè i legni che vengono utilizzati per fare questo sono al top, i profumi sono persistenti, noi le consigliamo, i logs come le brichette, per macchine che di natura non sono particolarmente stabili o faticano a fare lunghissime combustioni, come i rettangolari a carbone, come i ProQ, come i Kettle, cioè queste sono macchine che hanno una loro durata, soprattutto i ProQ già fanno delle low and slow abbastanza lunghe, ma se vogliamo fare delle durate da record siamo costretti a usare i logs o le brichette. Non nei Kamado, perché già di natura anche solo col carbone possono arrivare a 18-20 ore, quindi sostanzialmente non hanno bisogno di questa che è il polvere di carbone pressato. Dal Paradise è tutto, arriveranno delle nuove novità.